I consigli di Fedele. Che ne dici se parlassimo un po' di alcol? Tutti sappiamo che bere sostanze alcoliche è lecito, se nei limiti del buon senso e delle norme di legge. Ma sappiamo anche che l'alcol è una sostanza capace a tutti gli effetti di indurre fenomeni di dipendenza psicologica e fisica? L'uso di alcolici, specie se fatti in compagnia come momento di aggregazione e condivisione sociale, gode di una maggiore giustificazione collettiva e purtroppo ne ha diffuso la tolleranza, non venendo più associato al concetto di tossicodipendenza, così come avviene per le altre sostanze psicoattive. Con il termine alcolismo si intende una eccessiva ingestione di alcol etilico, che nella sua forma acuta si manifesta con l'ubriachezza, mentre nella sua forma cronica esprime una condizione in cui l'alcol è indispensabile al mantenimento di un precario equilibrio psicofisico, sovvertendo lo stile di vita dell'individuo. L'alcolismo è, a tutti gli effetti, una condizione patologica. Per questo, se si è vittima di una dipendenza fisica e psicologica, è necessario rivolgersi a specialisti e a centri di cura del settore. Per fortuna, però, non è sempre necessario rivolgersi ad un medico, ma basta seguire qualche accorgimento per evitare che, col passare del tempo o a causa di un singolo abuso, l'alcol possa produrre dei danni alla salute. Cerca di non assumere abitualmente bevande alcoliche al di fuori dei pasti. Se lo vuoi fare, da solo in compagnia, fallo con la dovuta moderazione. Mostra cautela nella consumazione di aperitivi alcolici, così come nel bere superalcolici a fine pasto. Per superare eventuali difficoltà digestive, usa rimedi più salutari, come fare una passeggiata. Non lasciarti andare a pasti abbondanti, che sono di solito associati all'assunzione di una quantità di alcol superiore a quella consigliata per ogni singolo pasto. Se bevi più del dovuto, non compiere azioni che richiedano la piena coscienza di sé, come guidare veicoli, eseguire mansioni lavorative, eccetera. Alcol, ma con moderazione e buon senso. Carabinieri, possiamo aiutarvi.